Questa è la storia, tra le tante migliaia al mondo, che narra le vicende di una mamma coraggio, che scende in campo per difendere i propri figli di colore. Bambini, vittime di un cieco razzismo religioso. Emarginati, soltanto perché il colore della loro pelle è nera. Mamma va al lavoro. Tu mi raccomando, fai il bravo in classe, non dare fastidio e ascolta con attenzione la maestra. Sì, ma se Marco e gli altri ridono di me, mentre la maestra mi interroga, che devo fare? Mi viene voglia di dare uno schiaffo. Ma che schiaffo? Dai, entra in aula e mi raccomando, se sento qualcosa contro di te, lo sai quello che ti aspetta. Sì, lo so bene, mamma. Non potrò più giocare al computer. Bravo, eh? Ciao, amore. Favola nera dei nostri tempi, dove i cristiani continuano ad essere perseguitati e uccisi soltanto perché il loro credo è diverso dagli altri. Ogni popolo ha il diritto di credere e onorare il proprio Dio, perché Dio è di tutti. Con un video il capo del gruppo jihadista Boko Haram ha rivendicato la responsabilità. Che cosa c'è stasera? Ma non lo so. Dai, vediamo qualcosa. E loro? Cosa è successo? Amore, perché piangi? No, ma non vado a scuola. Non ne posso più. Perché? E che ti hanno fatto? Mi chiamano negro. Ma proprio il nostro figlio le chiamano negro? Senti, basta. Questa storia deve finire. Domani vado a parlare con la preside. E tu, per favore, non fermarmi, eh? Vai tu, perché tra voi donne vi capite. Se vado pure io non so che cosa succede. Vai! Dai, figliolo, vado, dai. Vado. E qui c'è mamma e papà che ti vogliamo molto bene, dai. Le immagini crude e di orrore che vi mostro spero siano da monito per tutti i capi di stato del mondo. Signora preside, posso parlarle con urgenza, per favore? Ho pochissimo tempo, mi dica. Allora? Le spiego. Da qualche giorno mio figlio Jack ritorna a casa con gli occhi gonfi di pianto e mi racconta che Mark e gli altri lo deridono, lo insultano. Le sembra giusto tutto ciò? E io che cosa dovrei fare? Sospendere i ragazzi? Ma che sospendere? Io pensavo fosse opportuno una riunione tra i genitori, parlare, esaminare i fatti. Io non convoco nessuno. Anzi, le dirò che da parecchio tempo volevo parlare con lei, perché i suoi ragazzi, così che sembrano angioletti, in effetti sono dei diavoletti, eh. Si comportano malissimo in classe con i compagni e sono disubbidienti. E poi, in più, vostro figlio Jack ha dato una sberla a un ragazzo che si chiama Roberto ed è un bravissimo ragazzo, di buona famiglia. Basta con queste gratuite infamie! Insieme alle altre mamme scriveremo al ministero. La cacceremo via, non finisce qui.
Ogni essere umano vivente su questo pianeta ha il diritto di essere libero e di vivere la propria libertà secondo i principi di uguaglianza e fratellanza tra i popoli della Terra. Carissime, sono lieta di avervi qui, perché sono certa che insieme riusciremo a cacciare via quella razzista. Hai ragione, cara. Noi siamo qui riunite, pronte a fare l'esposto ministeriale. Non tolleriamo che i nostri figli vengano considerati figli di un Dio minore. Ascoltate, cari genitori. Io fino adesso non ho parlato, non ho detto una parola. Ma questa volta credo che noi tutti dobbiamo scendere in campo per poter tutelare i nostri figli. Ma tutto questo lo dobbiamo fare adesso, ma proprio ora, ora! La continua discriminazione dei bambini di colore viene da una radice molto più profonda. Solo il tempo potrà guarire i traumi di questo, di tutto ciò. Ma loro ben presto capiranno che esiste un mondo pieno di tolleranza, amore e speranza. Dio è di tutti. Tutti hanno diritto di avere il proprio Dio. E non per questo veniamo perseguitati e uccisi. Hai detto bene. Hai detto bene. Giusto. Giusto. Insieme? Per amore dei nostri figli! Queen.